diciamo, possibile installare in Piazza della Vittoria proprio perché era, ci sembravano costi eccessivamente alti. Quindi però il progetto non è stato abbandonato. I costi complessivi totali della sistemazione, in realtà i ciottoli erano materiali, i ciottoli in pietra erano materiali che l'azienda che cura la manutenzione ordinaria di Piazza della Vittoria aveva a propria disposizione. Questa soluzione l'abbiamo concordata con l'azienda, pensando anche a soluzioni alternative, quali potevano essere i tozzetti in legno che poi successivamente verranno messi, ma sono materiali che le aziende che fanno manutenzione del verde hanno a disposizione nei propri magazzini. La quota parte della manodopera si aggira circa sui 200 euro per un lavoro che è stato fatto in un paio d'ore un pomeriggio e un paio d'ore un sabato mattina. E rispondo all'ultima domanda del consigliere Giacomelli, dicevo che ormai sono stati tolti adesso perché nel prossimo periodo di potatura delle piante, le piante secondo il suggerimento dell'agronomo che cura quella parte del nostro verde avevano bisogno di essere rialimentate con un nuovo terriccio e un nuovo concime. Quindi mi scusi, verranno rimesse nuovamente allora? In questo momento non abbiamo previsto di rimettere finché non è completato questo lavoro di rialimentazione delle piante e potature. Dopo sì. Scusate, però l'interrogazione consiste ora non per fare il fiscale, però consiste in una domanda, una risposta e una replica. Io ringrazio il vice presidente di essere così fiscale in questo momento e di dare in qualche modo la mano all'assessore e io apprezzo per il fatto. Scusi un attimo, ma è fermo, allora io non do la mano a nessuno, io faccio rispettare il regolamento. Quindi ha la facoltà di intervenire 5 minuti. Intervengo. Tutto bene, consigliere. Sì. Io non sto assolutamente dando la mano a nessuno. La ringrazio se posso. Io ho risposto, Giacomelli, la prima parte dell'intervento ho detto era una soluzione temporanea, quindi se ho risposto anche all'ultima. Sì. Allora, io ringrazio appunto l'assessore di intervento, perché ora un po' di tempo anch'io per parlare, quindi ringrazio l'assessore di intervento perché apprezzo comunque l'artisticità di fatto di questa risposta e di trovare tra l'altro tutta la giunta anche questa creatività della soluzione di trovare dei ciottoli bianchi messi addirittura per il luglio pugliese, senza pensare a quelle che potevano essere anche le criticità, come noi abbiamo detto, che quindi all'inizio del campionato, addirittura durante l'estate, potessero essere presi addirittura per creare danno per danneggiare. Tant'è vero che, poi volevo fare un appunto che comunque 200 euro, 4 ore di lavoro per mettere questi ciottoli come li ha definiti assessori e 4 ore per levarli con 2-3 persone e un camioncino, sinceramente li paghiamo veramente, veramente poco. Queste persone che mi viene nemmeno una media di 40-50 euro lordi a persona. Comunque, grazie al fatto in comune, in un momento di crisi appunto, si pensi giustamente a rendere più accessibile la piazza, che addirittura, se non mi ricordo male, questi ciottoli rendevano più pulite le aiole in un periodo estivo quando c'era la devorazione del tempolese e che fortunatamente la giunta è riuscita a pensarci in anticipo addirittura per il tempolese per riuscire a tenere questi alberi puliti. Negli anni le vite di grigia non sono state messe perché hanno un costo imparagonabile, sì, ma addirittura pensare che io metto dei sassi, poi li rilevo 2 mesi dopo, poi molto probabilmente ora quando ha finito l'agronomo ce li rimetto, poi magari c'è una partita in casa e chiudo paura e si verifichi quello che è stato riportato anche dalla lista civile e quindi li rilevo eventualmente. Poi oltre a Grugliettolese ci potrebbe essere anche un'altra situazione che il Comune Tempoli va a organizzare, quindi magari ce li rimettiamo perché ci sembra
che sia un distributo di abbellimento. Non è stato abbandonato il progetto dell'architetto Italo Rota, però è già qualche anno che questa possibilità non viene portata avanti. Quindi io aspetto a questo punto con gioia di rivedere la nuova soluzione creativa che la Giunta potrà trovare prossimamente, o addirittura di vederci rimettere ciottoli per poi vederli risparire e finire un'altra organizzazione comune lì. Questo penso che in qualche modo ci renda perlomeno discutibili agli occhi dei cittadini, però è giusto che le persone sappiano che in qualche modo abbiamo una Giunta attenta anche alla sistemazione in Piazza della Vittoria e con quale risultato. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo al punto numero 5, interrogazione presentata dal gruppo consigliere di PC relativa al facimento della città di Sesamate. Consigliere dall'eletta, allora rispondo di giunta assessore regionale. Grazie Presidente. Innanzitutto, questa amministrazione, mi viene ricordato il Consiglio delle Anteprime in un paese rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi. Negli ultimi 10 anni, nell'ambito del progetto di eliminazione delle stesse, appunto, abbiamo un programma di manutenzione di tutti i marciapiedi della città, e questa è una grossa parte delle risorse finanziarie e economiche disponibili. In particolare sono stati realizzati 4 stralci di lavori sui marciapiedi, di cui la prima volta approvato nel 1998 pari a 1.250.000 euro, secondo lotto approvato nel 2001 pari a 650.000 euro, terzo e quarto lotto approvato nel 2004 pari a 1.800.000 euro, e quinto lotto approvato nel 2008 pari a 400.000 euro. Inoltre ogni anno vengono previsti nel piano delle opere pubbliche realizzate lavori di manutenzione statale per circa 500.000 euro più o meno, che in alcuni casi interessano anche al punto di marciapiede, oltre anche a manutenzione statale. Probabilmente poi con le risorse di posizione e intenzione dell'ufficio mobilità e strade continuare l'opera di manutenzione di tutte le emergenze affinché si controlli qualunque rischio eventuale della per la cittadina. Grazie. Grazie Assessore, sì, la mia domanda era un po' più circoscritta, però Assessore, nel senso che avevamo fatto una richiesta per i marciapiedi di via San Mangioli, che era il confine tra la via Masini e l'inizio di via San Mangioli, sono sconnessi per quanto riguarda quella situazione lì. Che è da sanare, quello che ci preme è sempre come gruppo è di cercare di sanare le situazioni che ancora sono deficitarie. In questo caso, siccome anche una signora è caduta, so che ha chiesto anche dagli altri comuni, se mi ha detto, perché si è fatta male, ha detto accidentalmente in questo marciapiede, abbiamo sollecitato, e poi anche per il fatto che abbiamo visto anche là in via nella zona del parco di Serravalle sono stati rifatti i marciapiedi e poi è spuntata l'erba, non so se l'avete notato, quindi era un discorso più che altro per sanare delle situazioni che ci sembra che siano un po' deficitari, non tanto penso anche per proprio l'amministrazione, ma anche per quanto coloro che hanno operato il rifacimento. Io spero che chiedete la nuova spazzatura dei marciapiedi, non so se l'hai visto, sono tutte le erbe ricresciute, per cui lì è stata una spesa inutile, era solo per questo. No, l'erba ricresciuta lì su quel marciapiede, perché quindi è stata fatta una spazzatura che è andata molto lì. E poi per quanto riguarda il tratto lì vicino a Piazza Magnoli che collega appunto se va pronto, che ancora non è stato rifatto. Ecco, io mi auguro che presto l'amministrazione intervenga anche in questi due casi specifici. Grazie. Grazie consigliere.